Quello che ti riempie che si spatte di tutto il mondo. Un po' lo lascio che si va a faticare. Fa di me, si lava e scende. Tu stai sempre con me quando fatica. Un segno con me, o la devi aggiare. Stai sempre un po' pensi con me, la maggior parte stai venendo là. Stai sempre là fuori, tengo pure siata, si vede un po' Instagram. Foto io, Ugo, Nando, e chi l'ha tutti attori, là che stiamo sempre insieme. E ti dico pure che se mi faticava e tutta ci faticava e loro stavano sempre allo stesso. Sempre, pure quando faticavo, stavano insieme, no? Vogliamo giustizia! Vogliamo verità! Vogliamo giustizia! Vogliamo verità! Le hanno perso ciò assai, se mia moglie, frate, la famiglia. Cioè, a noi ci manca proprio usato, ci manca l'ossigeno. Ma penso che le persone che ci hanno un cuore, pure hanno perso. Noi da quella notte a noi si è fermata proprio l'esistenza nostra. Cioè l'esistenza nostra è fermata da quella notte. Un po' di un po' vive con noi, un po' vive con noi. Io sono nato a Vico Terzo Politi, cioè sempre dai quartieri spagnoli. In una famiglia modesta, cioè mio padre lavora, ancora oggi lavora, aspetta di andare in pensione ad agosto. È una famiglia normale, non siamo ricchi, cioè abbiamo vissuto da una casa 10 metri, 15 metri quadri, sarà potuta essere, 20 metri quadri. Cioè eravamo io, quattro sorelle mie, mia mamma e mio padre, io sono l'unico maschio. Cioè abbiamo vissuto così, malato. Il mio percorso di vita è ho conosciuto mia moglie che avevo 16 anni. Da quel giorno ci siamo innamorati. Abbiamo avuto quattro figli stupendi. E poi ci è capitata una cosa che io non mi aspettavo mai nella vita mia che capitano fattissimo. Quando diciamo che in Italia la pena di morte non esiste, a tutti gli effetti Ugo è stato giustiziato, ti è stato sparato con te e con te alla testa, così non è davide. Allora non ci vuole la pena di morte, in Italia non esiste. Dicendo la pena di morte ci sta in Italia, perché si mette davanti all'occhio perché anni, ridacci non sono fatto niente nessuno. Che stai fatto? Allora la domanda è, ma tutto a posto, sulla questione di Ugo Russo, non è stata spesa finora una parola dai vertici dell'arma innanzitutto, ma in generale delle istituzioni di questa città. Una parola, ripeto, di cordoglio. Poi, come ho fatto, uno è innocente fino al terzo grado di giudizio. Sappiamo che in questo paese ci sono quelli che sono colpevoli fin dall'udienza preliminare, ma va bene pure che sono innocenti fino al terzo grado di giudizio. Ma è o non è, cari Dio, che è morto un ragazzo di 15 anni? Si poteva spendere una parola su questo, o no? Quella morte questi ragazzini l'hanno trovata, gli è esplosa alle spalle, tra l'altro nel caso di Ugo, e in faccia, in petto nel caso di Davide. Il processo mediatico che ha accompagnato la storia di Ugo non ha lasciato emergere minimamente queste contraddizioni, ha anzi posto l'accento sulla presunta criminalità della sua famiglia di origine. Non una parola è stata spesa sui giornali sulla normalità di portarsi la pistola col colpo in canna ad un'uscita con la propria ragazza di sabato sera. Io gli dissi che ero stato a Londra, che era bellissimo, allora lui voleva andare a lavorare fuori. E quindi aveva deciso di lavorare per andare fuori, perché non aveva disponibilità economica. E allora voleva fare il pizzaiolo, perché là è richiesto, per questo voleva fare un corso di pizzaiolo. Noi eravamo a fare un progetto mo a settembre con gli assistenti sociali del comune di Napoli. Allora pure Ugo voleva fare qualcosa, sì, noi teniamo un progetto per fare, cioè scuole pizzaiole e cose. Lui
cioè l'avevano inserito, l'hanno inserito. Ugo è nato per fare sta cosa, come l'hanno descritto loro. Io penso che Ugo nei mesi precedenti, una settimana precedente, lui gli va a fatica, lui gli va a buttare, non so io esattamente di quinto piano. Perché secondo me una persona, come si dice, un mariuolo, no? Che sai, esattamente in quinto piano, roppa scena, per esempio, vedi una femmina come sono fatto troppi quartieri, no? Dice cosa, ma chi va a faticare? Invece no, Ugo mi diceva, per esempio, un mariuolo si dice, a così dice, o meglio, roba, me ne fotte, cacciamenti. Che la sai, esattamente? Invece no, Ugo sa io, che Ugo non era che la persona alla canna descritta loro, ah? Si è trovato a fare questa cosa perché è una cosa che... Ho riparato a prendere una vita, una volta, capito una volta. È stata una sciocchezza che hanno fatto tutto quanto, già. I pensi. Tipo, chi lo fa di capo? Il giorno dopo, all'omicidio di Ugo, nella nostra classe, quartieri spagnoli, a Via Montecalvario, abbiamo fatto con i ragazzi un cerchio. Mentre molti subito hanno commentato se l'è andata a cercare, era un criminale, quindi era il suo destino questo, se tu scendi e vai a fare una rapina con una pistola a giocattolo, questo è il tuo destino. Loro sono stati così bravi anche, diciamo, da rivalutare in qualche modo anche la posizione del poliziotto, e stiamo parlando di ragazzini di prima media, no? Che in quel momento stavano dimostrando una maturità molto più grande di tanti altri adulti, no? Che invece non hanno avuto, non hanno perso tempo a puntare il dito, a stigmatizzare, a, appunto, come è stato detto prima, se provieni da certi quartieri ce l'hai scritto nella storia che farai questa fine, non è così. In un commento del genere, come qualsiasi cosa fatta una persona, io non ci posso mai mettere un commento a dire uno di meno, fatto buono, un criminale mancando, cioè, ma che stiamo parlando? Vogliono i 15 anni, poi, cioè, anche per una persona di 30 anni, 40 anni, 50 anni, non ci può scrivere. Sicuramente c'è uno di 15 anni che non sa ancora Davide quello che può fare. Sembra la gente, no? Alle 3 di notte per loro non è normale, sta mi sa, però non più quartiere qua, la gente a che storia a crescere. Ma mo per esempio uno che fa sta andando a casa. Questa notte sono arrivato al mondo, non mi trovo qua. Mi fa qua, non ce la faccio a stare andando a casa. A me mi piace la televisione, mi piace io qua, a me mi piace la libertà, la miseria, la cosa ci può. Deve avere giustizia, perché un ragazzo di 15 anni non può morire. Ha sbagliato a fare, però comunque si sparato a prima volta. Ma non spara sempre, li vuoi uccidere. A forza li vuoi uccidere. Per esempio tu si guarda, precisione a te, non puoi sparare un po'. Che guarda fanno molichi, non fanno so che no. Siamo a cena una cosa che... Penso che non stiamo qua con la telecamera, ma penso che la registrazione l'era fatta io, era da un vetro e tu si era fatti una cosa come ha fatto chi lo guarda a venire. Già stavo scontando minimo 18-19 anni di calcio. Perché sono incensurato, perciò stavo scontando minimo 18 anni. Hanno provato fino all'ultimo a inquinare le prove. Hanno provato in tutti i secondi, in tutti i momenti in cui hanno avuto possibilità a infangare quel contesto. Lo hanno potuto fare perché la legge non è uguale per tutti, perché se abiti a Posillipo e al Vomero Alto non è la stessa cosa per lo Stato se abiti a Rione Traiano, a Scampia o nel centro storico, nei quartieri popolari. E allora a me verrebbe tanta voglia di dire solo solidarietà alla famiglia di Ugo, ma sarei falso. La realtà è che oggi organizziamo gli ultimi, organizziamo le periferie, organizziamo chi la voce non l'ha mai avuta, o siamo in grado di dire che la morte di Ugo purtroppo è legata alle condizioni delle nostre periferie, alle condizioni del Rione Traiano, alle condizioni perché ci dicono ma intanto quello stava facendo qualcosa. Non sa nulla di cosa sono le condizioni nei nostri quartieri.
nessuna parte. Giustizia, giustizia, giustizia. Vi prego, pulitevi le coscienze. Se qualcuno ha visto, non abbia paura, perché se viviamo con la paura, siamo morti, viviamo come morti se viviamo con la paura. Io fino a quella sera là vivevo con la paura, adesso vivo senza paura, non mi fermano più, mi devono ammazzare, perché già siamo morti noi. Non aspettate che possano morire le tue famiglie. Se avete visto qualcosa, scendete, non avete paura. Solo questo vi dico. Basta, basta, siamo morti, respiriamo per respirare. Buco, 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 casa. Casa rimane. Vida no. Non abbiamo saputo vedere, non abbiamo voluto capire, abbiamo ucciso noi, tutti noi. Cioè, diciamo, un ragazzo di 15 anni che va a mettere le spalle un frisco, ma secondo te è bello? Secondo me no. Si va ancora tutta una vita, no? Annanzi. Ancora tutto in un futuro, ancora. Tu ne sai che per esempio Ugo per niente che la cosa ci va malamente, però chi le se ne va? E ti mando scendere un'altra volta perché era affaticato, che chi le andava per scendere affaticato, se la scendi l'altra mattina mi ti affaticato. Tu ne sapevi? Perché la date a scrivere a forza con me non è? Se non ciao si faceva vedere che scendeva la telecamera per vedere che la rossa stava faticando. Faceva vedere che era così. Ma poi come hanno dicono loro, poi sono venuto loro e di, e come hanno descritto tutte queste cose, come hanno detto, sono venuto, poi faccio vedere che loro e di sono venuto, perché non hanno detto la verità, uno non l'hanno detto.